Il frutto di un'estate anomala lo si intuisce, lo si capisce proprio dalla frutta. Ebbene sì, perché prima le grandinate, poi l'ondata di maltempo, l'afa, il grande caldo, tutto questo ha sicuramente condizionato sia la produzione che la qualità di tanti prodotti come frutta e verdura. E noi oggi al mercato abbiamo chiesto ai bassanesi se si sono accorti di rincari sui prodotti e a cosa non riescono proprio a fare a meno. Cerchiamo di andare avanti, insomma, almeno di comprare quello che ci serve senza spendere ulteriormente. Quanto paga allora in più rispetto all'anno scorso? Un bel 30%. Sicuramente. Ci siamo accorti molto, anche al doppio di altre volte dei prezzi. Qual è il prodotto che lei magari ha deciso di non comprare più perché costa troppo? No, lo compro, ma l'insalata, pomodori, la roba di stagione. Si preferisce la verdura dell'orto, si seleziona, poi quello sì. Sì, abbiamo notato che i prezzi si sono alzati, anche il doppio. Faccio un esempio, i fagiolini, le tegoline, noi diciamo il doppio. Cioè, sui 6 euro al chilo sono tanti. Però ve la cavate con il vostro orto, la vostra produzione. Sì, ce la produciamo noi tutto quanto, senza antiparassitari, senza niente. Abbiamo pure le galline, le anatre, le uova fresche di giornata. La produzione ne ha risentito certamente per questo caldo che c'è. Specialmente sempre, come ripeto, la qualità. Perché prodotti di non qualità, che non ha gusto, magari c'è il prodotto, però non senti i gusti. Allora quello è un po' più forte come prodotto.